Ci troviamo nella prima cornice. Qui espiano i propri peccati superbi, che avanzano curvi portando sul dorso grandi massi. I personaggi sono Dante e Virgilio, l'angelo guardiano. Terminato il colloquio con Oderisi, Virgilio invita Dante a procedere più velocemente. Sul pavimento della cornice, Dante scorge dei bassorilievi che raffigurano esempi di superbia punita, tratti dalla Bibbia e dalla mitologia classica. Arriva un angelo che conduce i due poeti ai gradini che portano alla cornice superiore. Con un colpo d'ala, l'angelo cancella una delle P impresse sulla fronte di Dante. I due poeti intraprendono la salita per la ripida scala e sentono in lontananza un dolce canto.